They paved paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise and put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum, and they charged the people a dollar and a half just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise and put up a parking lot. Hey, Farmer Farmer, put away that DVD now. Give me spots on my apples, but leave me the birds and the bees. Please, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise and put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise and put up a parking lot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise and put up a parking lot. Allora ragazzi, questa è sicuramente stata una giornata diversa dal solito. Non siamo abituati a uscire da scuola, a scendere da uno scuolabus e a iniziare a raccogliere i rifiuti per strada. Sicuramente questo, al di là del protocollo d'intesa, al di là della festa che poi è stata stamattina qui in Pineta, è stato un momento importante di riflessione, e spero che in voi resti quello che è il messaggio più profondo di questa giornata. C'è da rendersi conto di un fatto, che l'ambiente soffre con l'abbandono dei rifiuti. Ed è assai difficile andare a ripulire una zona contaminata da rifiuti. Dunque, se è difficile, perché sporcarla fino in fondo? Perché abbassare il finestrino dell'auto e vedere papà che getta il pacchetto di sigarette piuttosto che mamma che getta il fazzolettino di carta dal finestrino? Dunque, spero che questa giornata vi abbia lasciato un pensiero, ovvero che inquinare, che sporcare, che imbrattare è sicuramente una cosa brutta, e se tutti ci responsabilizziamo e se tutti noi e tutti voi che siete circa 400 oggi qui in Pineta evitiamo di gettare una carta per terra, sono già 400 carte per terra che noi non buttiamo, se lo diciamo a mamma e a papà sono già 1200, se questo lo diciamo anche ai nostri amici saranno migliaia e migliaia di carte per terra, migliaia e migliaia di pacchetti di sigarette che noi per terra non troveremo. Vivremo sicuramente in una Pineta più pulita, vedremo delle banchine stradali più pulite, vivremo in un mondo più sano, in un mondo più pulito. Non a caso oggi chiamiamo questa manifestazione Puliamo il Mondo.